Sporting Mania, che è successo? Questa partita non si doveva perdere, aveva dato un avversario, diciamo, che si poteva battere, però... Diciamo che purtroppo da noi è sempre stato così fin dall'inizio del campionato. Forse è proprio per questo, abbiamo fatto lo stesso errore dell'inizio del campionato quando diciamo ah, questa partita vuoi fare troppi punti. E alla fine. Zero punti. Quindi questo ci deve essere... Discorso mentale, cioè, sull'approccio della partita avete sbagliato. C'è stato un approccio mentale... Abbiamo giocato veramente stanchi, eravamo le gambe pesanti, si vedeva. E niente, ora siamo penso sesti, non abbiamo scavalcato nessuno, diciamo occasione sfruttata male. Possiamo dire che comunque i playoff sono già vostri. Ci siamo, certo, ci siamo. Volevamo questa vittoria per andare in quarta posizione, però ci serve da insegnamento a non montarci la testa. Ma non è che dobbiamo parlare di non montarci la testa, diciamo che eravamo tranquilli perché si pensava che l'avversario non siamo scesi. Loro bravi pure, però non sono per noi. Non siamo scesi con la mentalità aggressiva come le altre volte, appunto. Niente, una brutta partita, ci sono costate due posizioni. Da rivedere alla Moviola il gol sulla... Io dico linea, l'arbitro dice che era entrata. Io che ero vicino ho visto pure che non era entrata. Il giudizio dell'arbitro sappiamo che... Però questo gol non giustifica la vostra sconfitta. No, questo no, assolutissimamente no. Niente, non c'è niente da dire. Questa sconfitta comunque che vi serve da lezione anche per, diciamo, in vista dei playoff, perché lì non bisogna fallire. Anche se ancora manca una giornata alla fine. Sì, manca una giornata. Se dovremmo giocare contro gli Zenit, molto probabilmente, che saranno terzi. Zenit sono terzi. Sì. Ma come sono il Blacks, The Lions e Zenit. Il derby come playoff in caso. Sì, vediamo l'ultima giornata A una partita dalla fine facciamo un bilancio della stagione degli Sporting Mania. Come campionato? Sì. Voto. Positiva, dai, perché è vero che abbiamo avuto l'inizio... Era una squadra che non si conosceva in base. Sì, non, i ragazzi non si conoscevano, poi dopo che abbiamo incominciato a carburare, i fatti lo dicono, le classifiche, erano tredicesimi alla quarta giornata. Sono tre giocatori sono rimasti dello scorso Sporting. Sì. Di cui uno era venuto da quell'anno stesso, io me ne ero andato agli Sporting. Solo Paolo, Teresi e Omar hanno giocato tutti i campionati. Diciamo che l'unica mazzata nelle gambe l'abbiamo presa oggi. L'unica cosa da rammentare è questa, perché poi all'inizio del campionato non ci conoscevamo, ma poteva essere giustificabile, e quest'oggi invece no. Comunque c'è sempre la clausura. Ci sono ora, abbiamo i brasileiros, vediamo le prossime partite. Non abbiamo finito di dire, voi siete allungando. Non dobbiamo partire come oggi, dai, perché diciamo sempre le stesse cose. Abbiamo perso, non c'eravamo con la mente. Giochiamo gambe pesanti, giocheremo contro gambe i brasileiros. Gambe pesanti no, però. Vabbè, vi rifarete sabato, dai. Vediamo un pochino, ok. Dai. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao. Che sorpresa della giornata, gli Stocks si battono, gli Sporting Mania, complimenti ragazzi. Meritatissima la vittoria, meritatissima. Novembre nero. Questi Stocks mi ricordano quelli ai tempi della Serie C quando vincevano. Non c'era Di Giovanni, però. Faremo come il Verona di Bagnoli, non lo ricordo. Mamma mia. Allora, mi raccontate questa bella vittoria, dai, chi parla, chi parla? Abbiamo già da dire che quando giochiamo con la tattica iniziale, che è quella con Di Giovanni messi in attacco, diciamo sempre, ma si vince senza dispensa. Fate passare. Che c'è? Non l'ho capito. Che cosa c'entra il portapalo? No. Era una battuta. Hanno dimostrato di essere una grande squadra. Ha fatto bene la partita con i portapalo su settimana. Ci ha fatto bene giocare con i portapalo in settimana in amichevole, anche se li abbiamo presi. Quanto avete preso? Eravamo stanchi, ci eravamo rotti le palle tutti insieme. Abbiamo fatto il giro pizzo ieri, la promessa. Stamattina con la diarrea, oggi a giocare, di pomeriggio abbiamo vinto. Fatti con gli Zenit del cuore. Adesso con gli Zenit cerchiamo di guastare un'altra festa, diciamo. Perché i Sporting Mania ci tenevano tanto amici.
vince questa partita, però voi siete bravi. Noi vinciamo noi 5 partite. Noi siamo una squadra veleno. Per il morale, avete vinto per il morale. È stata una partita, siamo partita da playout sicuro. È stata una partita giocata fino a Erbi su. Sulla convinzione, no, sul carattere, ce l'abbiamo fatta perché siamo un bel gruppo, l'abbiamo sempre dimostrato. Anche nelle peggiori sconfitte. Alla fine anche un po' tutti in difesa a catenaccio. Però tecnicamente siamo partiti in contropiede. Mi hanno battuto, mi hanno fatto Doto gol. In campo in difesa. Che gli hanno fatto? Doto gol. Abbiamo fatto mille vinare stavolta. E mica l'ho commentata io la partita. E mica l'ho commentata io. Comunque non vedo Scambri tra di voi. Lo avete avvisato. Dedicate anche a Peppe che Ricchi muore mischino. No. Comunque io volevo fare i complimenti a tutti, soprattutto a Gianmarco perché oggi è stato quello. Gianmarco, a grande. Va bene ragazzi, spero che tenete questa mentalità anche ai playout per salvarvi. Allora complimenti, ci vediamo sabato prossimo per l'ultima giornata. Ciao ragazzi, ciao.